Ah, buongiorno, sempre della serie I regali di Salvatore. Ecco qua, un motorino da alzacristallo della Polo che è stato sostituito. Questo prodotto dalla Temic, che ci dicono che sia chiusa. E ecco qua, ricambio Volkswagen. I motorini da alzacristalli sono molto interessanti. Sono piccoli, ma comunque sia sono potenti. Io già ne ho massacrato uno, l'ho utilizzato nel televisore, quella specie di prototipo televisore Bayard che ho fatto, che ancora non funziona. Questo cercherò però di lasciarlo un po' integro. Sono interessanti perché hanno praticamente questa specie di, diciamo, di innesto che va a introdursi qui. Qui c'è la classica vite senza fine e qui sotto, diciamo, attaccata a questa specie di, diciamo, di, non so come chiamarla, c'è praticamente l'ingranaggio, vite senza fine, motore. Ora questo è tecnicamente è bevuto, nel senso che ha preso l'acqua, probabilmente è rotta la centralina, qui c'è una centralina, apriremo e vedremo cosa c'è, proveremo a rimetterlo in moto per farci chiaramente qualcos'altro della serie, da un rottame ci facciamo qualche cosa, quantomeno lo recuperiamo e lo mettiamo da parte, un po' come questo qui, che è un motore di ventola del radiatore. Proseguiamo ad aprirlo. Ora, per aprirlo prendiamo un cacciavite, vediamo un po', facciamo un'illuminazione un po' più adeguata. Ci sono queste linguette, noi qui possiamo distruggere, tanto questa parte qua ormai è sicuramente andata. Forse, dico forse, potremo ricavarne qualche pezzo di elettronica, ma chissà. Via, ok, è stato più facile del previsto. Qui c'è il vuoto, qua giù ci sarà sicuramente il connettore, eccoli qua, il connettore del motore. Andiamo un po' a vedere che cosa c'è qua, che è interessante. Ah, un bel relè, vediamo, guardate quanta elettronica c'è, mamma mia. Qui ci sarà sicuramente qualche componente bruciato, questa parte la mettiamo da parte. Adesso dovremmo andare a vedere praticamente come aprire, spaccandolo praticamente, questo coso qui. In realtà potremmo anche provare già da subito a togliere qui con l'opportuno avvitatore. L'ho portato qua? No, l'ho lasciato a casa. Cacciavite, qui ci sono le chiavi Torx, le punte Torx. Noterete che sto con il piumone perché ho un freddo boia qui dentro, stiamo a meno 2, quindi poi quando riprenderò questo video vedrete chiaramente cambiare magari l'abbigliamento. Questi sono carini, questi motori, perché hanno comunque l'alberino piuttosto lungo, quindi si può togliere anche segandola la parte con la vite senza fine e generalmente l'asse è da 4, chissà. Questo comunque sia, eccolo qua, tac, non è la strada per andare in paradiso. Ho aperto il accipicchia, che bell'asse, mamma mia, ecco qua. Perfetto, dentro non ha danni, quindi questo lo recupereremo. Adesso con la santa pazienza lo andrò a rimontare con calma, ma adesso devo recuperare praticamente la parte contatti, perché qui dobbiamo andare a recuperare qui dove sono i carboncini. Penso che dovrò operare una cosa drastica. Penso che dovrò andare con un bel seghetto a tagliare questa parte qua, zac e zac, togliere questo pezzo e andarmi a riattaccare a quelle connessioni che si intravedono laggiù.
Ecco qua, con un bel saracco da falegname, la plastica viene via. Adesso sapete che faccio? Vado a rimettere dentro il motore. Adesso avrò un po' di rogne perché devo non fare danni con le... ci riesco? Sì, ci sono riuscito. Questo adesso se gira, girando, lo vedete, gira anche l'ambaradan. E adesso dovremo litigare con i magneti. Zitti zitti, che forse ce l'ho fatta, non molto. Devo ricominciare. Ok, richiudo. Allora, adesso andiamo a mettere. Io ho fatto dei gavetti che utilizzo per del filo rimediato e dei coccodrillini, molto utili per fare le prove al volo. Sono dei pezzetti proprio di filo con agli estremi dei coccodrilli bianchi e neri, così scusate, rossi e neri. Ecco qua, vediamo un po'. Perfetto, al contrario. Sì, che poi, a differenza di quello del tergicristallo, che comunque sì, ha un verso preferenziale, quello dell'alzacristallo deve lavorare in tutti e due i versi, perché il cristallo del finestrino dello sportello deve salire e deve scendere, quindi deve andare in tutti e due i versi. Bene, funziona, sono contento. Ho salvato la vita a questo motorino, che se no andava a finire inutilmente allo sfascio, al riciclaggio, che poi voglio veramente capire come fanno a dividere tutte queste parti, ma e avrà nuova vita in qualche progetto che non so. Ciao a tutti, vi ringrazio, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao ciao.